La bella Veronica e lucida assassina. Dio quanto è bella questa lucida assassina. Sembra un angioletto, un angioletto, un angioletto sembra, un angioletto. Dio che bella che è. E la bella Veronica è stata definita una lucida assassina, poi è stata definita in tante altre maniere. Ma nessuno può capire ciò che è accaduto eventualmente alla bella Veronica, nessuno lo può capire tranne Serafino Massoni. Tranne Serafino Massoni, cos'è accaduto alla bella Veronica? È accaduto alla bella Veronica quello che potrebbe accadere ad ogni mamma, ma che non accade, perché i condizionamenti sociali sono molto forti, come è un caso che abbiamo Iside, il culto di Iside che sta col suo marito Osiride e col suo bambinetto Horus, il sole. Non è il caso che abbiamo la Vergine Santissima Maria, sta con Giuseppe che c'ha Gesù, il bambinetto Gesù in braccio, non è un caso. Dopo che è stata fatta la scoperta della funzione dello sperma, noi uomini maschi abbiamo dovuto addomesticarle le donne, perché prima le donne non lo sapevano che i bambini nascevano a seguito del rapporto sessuale e dello sperma dell'uomo, non lo sapevano, e ritenevano le donne per millenni del matriarcato, ritenevano che i bambini nascevano così spontaneamente. Si dice partenogenesi, si dice scientificamente parlando, va bene, e per cui non se la potevano prendere con nessuno se nascevano i bambini, capito? Però una volta fatta la scoperta della funzione dello sperma, le donne hanno capito che i bambini nascono a seguito dell'emissione dello sperma nella loro bella vagina. E da quel momento le cose sono molto cambiate. Poi noi maschi, abbiamo un po' imprigionate le donne, ne abbiamo fatto delle cattive. Pensate voi che nell'antica Roma, e con la parola captivus, si indicava il prigioniero, captiva, prigioniera. E il prigioniero che fa? È vero che si incattivisce il prigioniero? Che si dice di un uccello in gabbia? L'uccello in gabbia, se non canta per amor, canta per rabbia. E così è avvenuto con le donne. Da cattive sono diventate cattive. E ci vuole tutto un condizionamento sociale per tenerle buone. Tutto un potentissimo condizionamento sociale, capito? E ogni tanto però salta fuori la mamma dei cogni. Poi ti salta fuori la bella Veronica, lucida assassina. Che cosa è successo alla bella Veronica? Bella? Mi piace tanto la bella Veronica. Quanto è bella un angioletto. Come diceva Dante Alighieri, ella se ne va tutta sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta. E per Angel, sceso dal cielo, a miracolo mostrare. Un angioletto, mi sembra la bella Veronica. Dio, quanto mi piace la Veronica, quanto mi piace. E che cosa è successo? È successo quello che succede al vulcano. Che fa il vulcano? Ogni tanto c'è l'eruzione vulcanica. E così la bella Veronica si è dovuto accettare. Si dice ob torto collo, il volo della santa, della mamma, e l'ha dovuto accettare ob torto collo, e in un momento particolare ha avuto una eruzione vulcanica, un'eruzione di libido, la libido ha preso la sua mente e lei si è liberata. Scusate, non buttatemi addosso, come se lei si è liberata, si chiama il terzo incomodo,
mi hanno detto che stava su Facebook, e che il giorno prima l'ha chiuso il profilo Facebook e il giorno dopo lo ha riaperto. Facebook ti fa sognare, ma anche senza Facebook si può sognare lo stesso. C'è stata un'eruzione vulcanica, la libido ha catturato la bella Veronica e le ha detto di eliminare il terzo incomodo, il bambino. Ecco qua, cari amici. La bella Veronica è stata definita una lucida assassina, sì. E vabbè, ma il patriarcato è fatto così. In patriarcato le donne sono prigioniere e cattive e piano piano va via la P di Palermo, subentra una seconda T, la T di Trieste, e da cattive diventano cattive. Tutto qua, cari amici, tutto qua. Ma queste cose chi è che le può capire? Chi è che le può capire queste cose? Comunque concludo dicendo, mi dispiace tanto per il piccolo Lori, se che sia chiaro, però io ci starebbe tanto bene con la bella Veronica. Dio, che angioletto che è, che angioletto, che bella poesia che gli avrebbe dedicato Dante Alighieri o qualcuno dei poeti del Dolcesti Nuovo. Tanti cari saluti, cari amici, a tutti voi da Serafino Massoni.